Oggi voglio mostrarvi come realizzare una bella scatolina utilizzando degli strumenti molto semplici come una taglierina, una cordonatrice. Qui ho usato un cartoncino bianco per permettervi di vedere meglio il lavoro che andiamo a fare. Partiamo quindi da un cartoncino che sia 21x25,5. Giriamo il cartoncino sul lato corto di 21 cm e facciamo una piega a 5 cm. Poi ruotiamo il foglio col lato corto verso di noi e quindi sul lato lungo andiamo ad effettuare delle altre pieghe. Precisamente queste pieghe saranno a 4 cm, a 8 cm, a 12 cm, a 16 cm e a 20 cm. A questo punto, con la matita, dobbiamo segnare dei punti che ci serviranno per altre pieghe che andiamo a fare manualmente. A 2 cm, a 6 cm, a 10 cm, a 14 cm e a 18 cm. Adesso dobbiamo fare queste pieghe in diagonale. Abbiamo bisogno di una riga e di una superficie un po' più morbida dove poter lavorare. Uniamo quindi il punto che abbiamo segnato a matita con l'angolo in basso di ciascun riquadro. Quindi andiamo a ripetere questa operazione per tutti i riquadri. Ora il nostro cartoncino ci si presenta in questo modo e dobbiamo andare a tagliare le varie alette. Lo facciamo manualmente, è un'operazione molto semplice. Queste alette inferiori sono quelle che costituiranno poi il fondo della scatola. Quindi andiamo a fare questi piccoli tagli. Adesso non ci resta che piegare la carta nelle cordonature che abbiamo effettuato. Tagliamo anche gli angolini di questa aletta, che sarà quella che andremo ad incollare, e procediamo. La nostra scatolina ci si presenta così.
Il passo successivo sarà incollare le varie parti. Per prima cosa andiamo ad incollare l'aletta più lunga. Schiacciamo bene per far aderire la colla. Voi potreste usare anche del biadesivo se ritenete di trovarvi meglio. Io preferisco la colla perché mi dà la possibilità di riposizionare per qualche secondo. Bene, ora quello che dobbiamo fare è prendere i lembi superiori della scatolina A2A2 e forarli. Possiamo usare un punteruolo, una foratrice, quello che preferiamo. Ora dobbiamo incollare i vari strati della base, uno sull'altro, che formeranno il nostro fondo ben rinforzato. Adesso prendiamo un filo, nastrino, quello che preferiamo, e lo facciamo passare attraverso i fori che abbiamo appena fatto. Sempre prendendo i lembi A2A2. Adesso facciamo un fiocco e tiriamo ed ecco pronta la nostra scatolina. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi le prossime idee creative. Potete visitare lo shop online e vi ricordo che mi trovate su Facebook con una pagina ed un gruppo tutti dedicati a Creative Studio. Alla prossima!